diciamo, strutturare il pomeriggio in modo da essere più vicini all'uditorio. La parte, diciamo, di stamattina abbiamo fatto di carattere generale. Siccome qui abbiamo sostanzialmente, diciamo, rappresentanti dei sistemi produttivi e quindi non abbiamo la governance, faremo alcune riflessioni sulla governance, ma mi vorrei spostare di più sulla costruzione dei processi di rete nei sistemi di produzione. Questo è un po', poi magari riprenderemo, diciamo, alcuni dei materiali che avevamo visto prima. Nell'ultimo modello che vi ho presentato, questo di Ascoli, le strutture poi produttive sarebbero dovute essere governate da quelle che abbiamo chiamato le unità. Quindi le unità assumevano le proposte di progetti che venivano dai territori e poi impostavano la progettazione e seguivano la realizzazione. Quindi con un'idea, diciamo, critica che è la centralizzazione forte, ma un'idea molto interessante che era l'assistenza allo sviluppo della rete. Questa credo che sia la cosa più interessante. Perché questi modi di lavorare, appunto, se nascono spontaneamente, hanno l'evoluzione dei distretti, quando funzionano bene, oppure spesso finiscono per essere episodi, no? Noi ne abbiamo tantissimi di questi esempi proprio nei sistemi culturali, cioè molte iniziative nei sistemi culturali hanno la capacità di gemmarne altre. Questa gemmazione è spontanea, si aggiunge un po' casualmente. Per cui è un percorso che cresce, lasciatemi il paragone, come Windows, cioè come fa Bill Gates, con accrocchi, non con architetture. Essendo accrocchi, ogni tanto si impallano. Questa è, diciamo, la metafora. Allora, per non fare accrocchi devi fare architetture. Quindi l'idea della piattaforma e della modularizzazione potrebbe essere già la prima, secondo me, riflessione che si può fare. Anche perché la rete, non l'insieme delle reti, ma la singola rete, una struttura di coordinamento deve metterla in piedi, cioè non potrà essere il livello della governance amministrativa a fare il coordinamento del sistema produttivo. Se mette insieme la cooperativa, l'associazione, il sistema museale, cioè realtà amministrative diverse, se faccio come dice il distretto culturale voluto delle Marche, gli metto un capofila pubblico, ma posso anche mettere un capofila che non sia un capofila pubblico. Il capofila pubblico mi dà delle garanzie per certi versi all'interno del sistema che gestisco, ma non è detto che abbia tutti i requisiti per fare il capofila effettivo del sistema. Perché spesso cosa rischia di fare questo capofila? Di riprodurre il modello di governance amministrativa che abbiamo già lasciato a livello centrale. Quindi, sotto questo profilo, io penso che sarebbe interessante fare una riflessione sui ruoli dei capofila, cioè delle leadership delle reti. Cioè, io per poter stare insieme in un gruppo ho bisogno di due condizioni: più soggetti superiori a due, diremmo. E due funzioni, non due ruoli, due funzioni, una funzione di collaborazione e una funzione di leadership. Senza, diciamo, la combinazione di queste due cose, il gruppo non si costituisce. Allora, dal punto di vista formale, dire che ho una leadership istituzionale sicuramente mi garantisce. Come istituzione, dico che ho un rappresentante pubblico che garantisce la pubblicità, ma se il rappresentante pubblico si muove come la burocrazia pubblica, piuttosto che assumere la leadership della rete, finisce per diventare una condizione al contorno inibente della funzione stessa. Quindi, un po' per agganciarci ad alcuni discorsi che abbiamo fatto anche a tavola e abbiamo chiuso prima. Cioè, io devo avere semmai sia pubblico sia privato, adesso non so, diciamo, dove appartenere, ma ho bisogno di ruoli, di veri e propri change agent per costruire le filiere. Cioè, io ho bisogno di una leadership che ha questa funzione di
traino che si fa carico e che viene riconosciuta dalla rete in questa sua funzione, come in tutte le leadership. Se la funzione me la attribuisci per struttura formale, poi mi porto dietro il vizio della struttura formale e poi magari anche qualcos'altro, perché per mettere un certo leader in quella struttura formale finisco per selezionare una persona che risponde a più esigenze di controllo che esigenze di animazione. Quindi questo credo che sia un po' lo snodo. In più, se siete in un ambiente in cui la disposizione, diciamo, alla produzione di idee fa parte del processo produttivo, in un ambiente industriale che produce oggetti fisici, produco idee siccome si producono gli oggetti fisici, ma alla fine la mia mission è produrre oggetti fisici. In un ambiente come il vostro, produrre idee e conoscenze è la missione principale. Quindi qui il problema è capire come si costruiscono queste strutture. Allora, introdurrei una cosa che non avevo pensato di portare dentro, giusto per avvicinarci, e vi proporrei, diciamo, una tipizzazione dei processi produttivi realizzati attraverso persone strutturate sotto forma di team. Quindi vorrei, saltiamo il materiale che abbiamo preparato e introduciamo questo aspetto. Allora, la costruzione della rete sicuramente è un fatto progettativo che deve essere assicurato in condizioni di partecipazione. Se io voglio che la mia rete funzioni, le persone che partecipano alla rete partecipano alla costruzione della rete stessa. Nel distretto la partecipazione è spontanea, in queste strutture la partecipazione deve essere organizzata. Quindi abbiamo un team di cui dobbiamo capire le leadership e le fellowship quali sono, che ha come obiettivo la creazione dell'infrastruttura di rete attraverso il processo di team. Allora, vi propongo una differenziazione, poi quelli di sui team, così ci capiamo e ci abbiamo qualche... Grazie. Quindi non solo abbiamo una programmazione partecipata che fa parte del modello, diciamo, istituzionale che è messo in piedi e sappiamo come, ma abbiamo anche una progettazione concertata con, diciamo, sostanzialmente dovrebbe essere con quello che si chiama una coprogettazione, no? Con metodiche di co-design. Quindi metodiche di co-design significa che il modello di filiera che io metto in piedi lo elaboro congiuntamente con gli esponenti della filiera che voglio costituire. Adesso poi vedremo di eliminare livelli, burocrazie, però è un gruppo, una tecnostruttura, cioè un gruppo di tecnici che progetta il modello della rete. Ed è un gruppo, essendo un gruppo, posso distinguere nelle varie modalità il team working, diciamo, di processo, il team di progetto e il team, chiamiamolo, di innovazione. Allora, vediamo la differenza di questi tre modelli. Io poi vi proporrò, diciamo, di spostarci nella fase di progettazione su questi due tipi. Partiamo dal primo tipo, il team working di processo. Lo accennavamo nella chiusura della chiacchierata di stamattina. Molte attività oggi vengono
sui sistemi produttivi realizzati con forme di team, perché la capacità di performance di questi team è superiore alla capacità di performance delle mansioni specializzate. Qual è la caratteristica di questi team? Che le persone che appartengono al team, per poter fare di più, debbono sapere fare le stesse cose. Questo è importante. Quindi, violo una legge di economicità organizzativa che dice non duplicare gli specialismi. Qui dico esattamente il contrario. Dico che mi servono specialismi che vivono insieme. Ed è una caratteristica, quindi devo sapere fare le stesse cose. Secondo, le persone, oltre a saper fare le stesse cose, debbono avere la capacità di reagire al lavoro con una logica gestionale. Se io sono avanti e un altro è indietro, il mio obiettivo è di fare in modo che chi è indietro venga avanti. Quindi devo avere capacità di gestione del risultato. Terza caratteristica, devo avere capacità di gestione anche della conoscenza. Se io so fare una cosa e un altro non sa fare una cosa, io devo insegnare all'altro la cosa che so fare io. Allora, vediamo dove sta l'efficienza in questo modello. Allora, questo modello è efficiente da un lato perché riduce i livelli della gestione. Non c'è più uno che dice a me cosa devo fare per accelerare. Quindi non ho bisogno del capo che mi dice allora fai questo. Dando a me questa parte, aumenti il mio potere sull'attività che faccio. E in più c'è il potere di non fare l'attività dedicata di sviluppo della competenza, ma di fare lo sviluppo della competenza con un'attività sul campo realizzabile con la partecipazione di tanti, che quindi riduce il fabbisogno di investire sulla conoscenza. Il team produce di più ed è in grado di mantenersi nel tempo. Per costruire la rete questo modello non ci serve. Magari questo modello ci serve quando avremo processi produttivi che prevedono forme e volumi di attività variabili. Se io ho risorse intercambiabili che sanno fare la gestione e lo scambio di know-how, questo modello può diventare un modello di grande efficienza. Quindi, ad esempio, significa che in un ambiente in cui ho attività disequilibrate, con volumi eccessivi da un lato e diseconomie dall'altro, se io intervengo sulla polivalenza e sul lavoro di gruppo, riesco a rendere la struttura più produttiva, manutenuta, economica e flessibile. Team working. Noi siamo in una progettazione, quindi non devo fare un work. Devo fare il progetto, anzi, quello che si chiamerebbe il design. Cioè, predisporre dei modelli di funzionamento, delle modalità di funzionamento organizzative, quindi mi servono competenze di modellazione organizzativa, ma fatta attraverso team. Perché per fare quella modellazione mi servono competenze diverse. Quindi, mentre qui abbiamo le stesse competenze, sono in un team di progettazione se io ho una competenza che serve al team e che non è uguale a quella di un altro. Allora, come facciamo a mettere insieme le competenze diverse? Perché questo è il problema dei team di progettazione. Allora, devo fare il modello della rete, quindi devo assicurare che nel team, ecco la leadership assicura quell'equilibrio fra gli specialismi che permette di trovare una soluzione che è la combinazione di soluzioni parziali proposte dalle persone. Questo è il team di progettazione.
nel fare il modello della rete sicuramente avremo bisogno di immaginare quali sono le risorse che io devo coinvolgere in questo team per fare la progettazione. In alcuni di questi modelli di distretti sono previste delle forme di assistenza. Ad esempio, il modello che abbiamo visto prima, c'era addirittura un'unità di progettazione che era interna alle strutture. Vi ricordate le quattro unità? All'interno dell'unità c'è una capacità progettativa. In questi modelli così distribuiti io non posso pensare che la progettazione me la centro. Devo semmai essere al servizio dei progettisti, quindi dovrò avere una struttura centrale che aiuta la progettazione, che però deve essere in capo agli attori della rete. Perché se il disegno me lo faccio io e lo porto poi agli altri, non ottengo quel riconoscimento. Semmai cosa posso fare? Io che osservo dall'altro e che faccio servizi, vedo N modelli di rete e propongo l'aggiornamento del know-how sulla rete dicendo: guardate che il distretto del vino ha caratteristiche di questo genere riportabili nel distretto delle ciliegie. Ci sono dei frame ricorrenti, cioè posso fare un osservatorio, questo allora sviluppa quel modello di comunità di pratiche di cui spesso discutiamo. Ma siccome devo spesso progettare delle cose non esplorate, io ho bisogno anche che il mio team assuma anche le caratteristiche dei team creativi di innovazione. Qui voi siete più bravi sul tema della creatività. Allora, qui produco volumi, qui produco soluzioni, qui produco conoscenze. Allora, qui il team funziona in un altro modo. Mentre qui ci vuole qualcuno che metta a fattor comune competenze diverse per arrivare al risultato, e quindi devo strutturare in modo che arrivi al risultato, qui in realtà devo produrre attraverso lo scambio fra le persone e la combinazione delle idee delle persone, know-how che prima non c'era, che comunque non avevo formalizzato. Questi due team in realtà ci conviene, tenerli come modelli di riferimento che potrebbero essere divisi sul territorio se io ho più tante competenze e quindi lavorare sui due modelli. Oppure potrebbero essere fasi diverse dello sviluppo che io sto portando a casa. Allora, se dobbiamo fare il team di progettazione, la mia questione è intercettare le competenze che mi servono per fare la progettazione. Quindi questo è poi il cuore sulla base della progettazione, e quindi coinvolgendo da subito nella progettazione soggetti diversi che a loro volta però si fanno titolari della filiera interna. Abbiamo detto che noi ci fermiamo alla mesostruttura. Perché ci fermiamo alla mesostruttura? Perché non possiamo arrivare a livello del ruolo dentro la singola struttura. Sarà compito di chi è dentro il team di progetto di farsi carico rispetto alla struttura di riferimento del tipo di innovazione o di modifiche o di prospettive che si stanno sviluppando. E questo, percorso deve essere parallelo. Cioè io devo sviluppare il processo di progettazione con il processo di comunicazione costante con il mio sistema operativo interno, in modo da non trovarmi disallineato rispetto all'altro. E magari in questo percorso, quindi abbiamo un percorso a due livelli, la progettazione che è comune e l'influenzamento che è unità per unità. Quindi man mano che arrivo a forme semi-consolidate, mi conviene esplorare subito cosa succede sopra per riportarlo eventualmente nel mio gruppo di progetto e quindi far allargare la massa critica della fase progettativa in modo da eliminare l'effetto esperti da un lato e anticipare tutto il processo di change che diversamente non porta a casa. Anzi,
man mano che vado inventando soluzioni di riferimento, può darsi che chi è qua dentro diventi conduttore di processi di, diciamo, trasformazione all'interno della struttura. In questo senso, se abbiamo una struttura di governo troppo modellata sulla burocrazia, ecco la criticità, il sistema rischia di andare in palla, perché il modello della burocrazia farà molto fatica, diciamo, a portarsi dietro questo aspetto. Allora, progettazione condivisa. La progettazione condivisa, naturalmente, come dicevo stamattina, per me la progettazione non finisce nel design, ma finisce nella implementazione. A questo punto mi devo attrezzare che l'architettura progettuale che ho condiviso e ho verificato venga portata in fase di implementazione con le stesse modalità. Solo che a questo punto l'implementazione poi diventa punto per punto. Allora, dovrò sviluppare tanti gruppi locali, sempre grosso modo di design anche di secondo livello, e far volgere a questa struttura che inizialmente faceva la progettazione il punto di accumulo delle implementazioni. In modo che alla fine, diciamo, di tutti questi due circuiti, io sono arrivato in fondo sulla trasformazione, ottenendo che la modifica sia stata condivisa nell'impostazione, sia stata guidata nella realizzazione e sia stata consolidata, diciamo, negli effetti. Tutto questo modo di procedere, se sono inserito in un sistema di piano complessivo, è importante che il sistema di piano sia in grado di intercettarlo. Forse in questo senso converrebbe avere una struttura più leggera della governance amministrativa, responsabilizzare di più il livello operativo su questa realizzazione e ridurre invece ai punti di controllo classici e di sistema il ruolo del sistema amministrativo. Nei modelli che io ho visto, fino adesso, la struttura amministrativa rimane molto pesante anche in fase realizzativa, addirittura forse drena più risorse di quelle che non sarebbe necessario drenare. Tutti, diciamo, gli esempi che poi ho visto hanno continuato a declinare qual è il ruolo della governance, pochissimi dicono qual è il ruolo del sistema di produzione. Domani poi vedremo alcuni strumenti specifici, diciamo, da utilizzare dal punto di vista organizzativo per, diciamo, mettere a punto questa progettazione. Però l'idea è co-design degli attori della rete del processo che devo realizzare. Anche perché il co-design, andiamo fino in fondo, diventa una modalità stabile della rete. Tutto lo sviluppo di nuovo prodotto, se sono rete, e quindi non come insieme di persone che sono sotto una provvidenza, ma come un sistema produttivo cooperativo, quando dovrò distribuire, allora avrò dei processi che funzioneranno così, avrò dei processi che saranno puntiformi, si replicheranno quelli produttivi, ma lo sviluppo nuovo prodotto, quello di cui molte delle cose che voi raccontate, qui si potrebbe fare questo, significa che devo sviluppare un nuovo servizio. Dove lo metto? Anche lì dovrò pensare se mi conviene avere la rete come semplice utilizzatore di un nuovo prodotto che qualcun altro ha pensato, o se la rete diventa un punto di innovazione e di elaborazione di nuovo prodotto. E così via. Tutti i sistemi non direttamente produttori di servizi, che richiamano i sistemi di supporto, mi conviene tenerli distribuiti, mi conviene accentrarli. A questo punto la rete si sta costruendo il sistema per sopravvivere come rete, perché trova punti di cooperazione sempre più specifici che aumentano il legame fra gli appartenenti. Naturalmente, e poi questa è la seconda partita, dobbiamo fare i conti col modello amministrativo che ci è stato proposto e in più, altra dimensione, col fatto che molte delle entità, quelle soprattutto di natura pubblica, hanno altri referenti, ad esempio le proprietà comunali.
che è l'altro elemento forte di questa questione. Allora, qui la questione non è più di progettazione. Secondo me questa è proprio una questione di equilibri e di alleanze. Dobbiamo dare le cose col loro nome. Allora, quando mi avete detto a tavola che cos'era innovazione dal basso, appunto io ho detto, se lo diciamo anche agli altri, ho capito che innovazione dal basso è proprio innovazione dal basso, cioè il punto di produzione, che basso poi significa questo, cioè che fa i prodotti e fa i servizi, non so se basso è alto, fa quello, si è autoconvocato, giusto diciamolo così, si è autoconvocato per trovare forme di massa critica concertata dal basso, sopperendo, questo significa, che cosa? A una mancanza o incompletezza o in disattenzione dall'alto rispetto alla costruzione del processo. O addirittura lo ha fatto nello spirito esattamente del processo che è stato immaginato, pensando, come il mutilato quando ha perso la gamba, che la gamba ce l'ha ancora. Cioè pensando a una complementarietà dall'alto. Allora, questa storia della complementarietà va ritrovata. Io dico sempre, nelle organizzazioni, le rivoluzioni dal basso non vincono mai. Non vincono mai. Le organizzazioni, pur partecipative, hanno modelli comunque gerarchici e di poteri più forti di altri poteri. Quindi, secondo me, il passaggio necessario a, diciamo, per voi che avete trovato punti di convergenza molto forti è trovare come smuovere l'alto. Cioè, ci vuole un intervento specifico, puntuale, che tolga quelli che sono i paletti essenziali da rimuovere per fare sbloccare il processo. Perché sennò il processo da solo si intorta. Con effetti drammatici di, anche personali, di frustrazione, di disimpegno, di uno che addirittura si sente lui il proprietario della soluzione e non riesce più a distinguere che è stato tritato nel tritacarne, diciamo, questa cosa qui. Quindi secondo me una cosa interessante che potrebbe venire fuori anche da questi vostri incontri sono alcuni punti chiave di concertazione con i livelli gerarchici sovraordinati, dei punti che bisogna portare a soluzione per dare le precondizioni di funzionamento, perché diversamente succede una cosa di questo genere. I responsabili del fallimento sono quelli che si sono mossi dal basso. Il capro espiatorio sarà quello e gli altri si gloriranno di aver lanciato la politica. Quanto possono essere legati a un'assenza legislativa? Nel senso, se non c'è comunque una proposta di legge o comunque diciamo qualcosa di più istituzionale a quale fare riferimento, è anche difficile creare un punto di collaborazione, nel senso che si vive un po' tutti come piccole isole felici e non si vede la necessità di far fronte comunque a una richiesta, quindi sembra quasi un parlare a voce sola e farsi diciamo protagonisti di qualcosa che in concreto nessuno vede, perché sì, è un'idea che però molto spesso, soprattutto la questione di partire dal basso, se non si cala dall'alto una proposta legislativa sembra quasi un progetto sterile, quindi non ci si muove neanche a creare un punto di collaborazione, quindi prima di tutto del team working di progetto, perché anche lì, diciamo sì, degli specialisti tutti dello stesso settore, ma nel nostro settore che è quello museale è anche difficile trovare diciamo degli specialismi così simili, quindi bisogna creare una collaborazione, ma questa collaborazione, per come posso vederla io, ha questo difetto di assenza legislativa che porta le persone a continuare a credere nel piccolo orticello, nell'isola felice e non far diventare bene culturale impresa. E
si continua ad andare avanti con questa sterilità che alla fine invece potrebbe portare a una ricchezza anche del paese, e questo lo si vede anche dalle istituzioni che comunque, quando si parla di bene culturale, al di là delle varie leggi, certo, che sono state proposte, e il momento in cui veniva considerato il bene culturale come un fattore economico era più legato a una vendita del bene culturale, non a una produttività. Questo volevo sapere, come si fa in questo momento a calarsi in questa situazione se non c'è una base legislativa? Grazie. Allora, un pezzo del discorso dell'alleanza che facevo è proprio questo, e facciamolo applicato un po' alla conversazione che avevamo fatto a tavola, la riprendiamo qua. E se mi viene chiesto di muoversi con un sistema di fornitura di beni culturali in rete e mi danno delle opportunità, SAC o altre forme con cui le istituzioni realizzano queste cose, e qui io sto ragionando come se ci fosse un potere forte del modello regionale di interferire con tutti gli attori. In realtà, siccome intervengo su strutture che rispondono, non perché sono pubbliche, rispondono ad altri attori, ad esempio i comuni, quindi andiamo nel cuore della questione, no? I comuni che dovrebbero accettare l'idea della rete. Quindi io mi mobilito a fare la rete a condizione che il mio sindaco di riferimento si muova sulla stessa sintonia, perché teoricamente c'ho il SAC che mi individua come territorio comune, però il comune che è stato individuato in quel territorio deve entrare dentro. Allora, la questione è proprio questa. Lo strumento legislativo che ho, solo di quel genere, non supera la volontà politica di esserci o non esserci. Giusto? Io non voglio mettere a fattor comune, o addirittura ho una struttura amministrativa dentro il mio museo che si mette di traverso. Allora, la rivoluzione dal basso qui non può funzionare. Cosa sto dicendo? Devo spingere, quando dico l'alleanza, devo spingere la rivoluzione dall'alto, cioè devo avere una complementarietà dell'azione. Quindi la verifica di fattibilità non è solo se il progetto è credibile, ma se le condizioni al contorno dei proprietari delle strutture sono dentro questo sistema. Se non ci sono, è inutile. Se io mi butto dentro, poi mi diranno che io ho fallito l'iniziativa e qualcun altro dice, ma io ve l'avevo detto. Allora, posso fare dal basso se dall'alto c'è il passo nella stessa direzione. Se dall'alto il passo nella stessa direzione non c'è, o perché non c'è il passo politico, o perché non c'è il passo della struttura, perché la struttura non vuole essere coinvolta, una cosa che voi avete notato, che alcuni dei soggetti che vi aspettavate di vedere su questo percorso non ci sono stati. Quindi non è la bontà della proposta culturale ad attirarli. Non c'è forse neanche la vision, sono altri motivi, ma voi non potete andare a risolvere gli altri motivi. Dovete chiedere, se vogliamo che il SAC abbia le condizioni di esistenza minime su questo segmento, un punto nodale è intervenire sul sistema di decisione locale e intervenire in maniera esplicita. Qualcuno diceva l'aula è sbagliata, queste cose non vanno dette a un altro livello. Queste cose vanno dette a un altro livello, non solo dette, ma come da qui ne viene consapevolezza operativa? Lì deve avere consapevolezza decisionale. Se non si incontrano queste due cose, io non posso fare le organizzazioni A, B e C che hanno una loro gerarchia che si mettono insieme. Cosa mette insieme? Le truppe e i generali litigano? Non è possibile. Tant'è vero che abbiamo fatto addirittura tutti i generali, ma quelli di Stato Maggiore, neanche il middle management, non c'è in tutta questa storia qua. È bypassato, ed è bypassato dai produttori, e quindi si sente addirittura attaccato e messo in crisi. Questo è un altro problema. In molte strutture la direzione è minacciata da questo protagonismo. Allora, devo trovare, questo vi dico, il movimento deve essere di natura, direi, politica, non organizzativa, politica nel senso di alleanze e di decisioni di alto livello, che i tre ostacoli fondamentali li tolgono. Se tu non me li togli, si fa al contrario, io non mi posso muovere. Guardate, questa è decisiva, questa cosa qui, per una pulizia mentale, di ruolo e di efficacia. Perché poi ti diranno, il privato si può muovere come vuole. Stupidaggine, non è vero. Pubblico e privato, tutti abbiamo il sistema di vincoli attorno. Allora, se il vincolo è che non c'è stata la cabina di regia dei sindaci che si è messa d'accordo, il mio SAC sbatte.
E non sarà la provincia a risolverlo, perché la provincia non è l'organismo di coordinamento dei comuni. Cioè, anche lì c'è un disegno istituzionale che non è così complementare come ce lo immaginiamo. Ancora una volta, anche il disegno istituzionale è per silos. Allora, questo è importante, siccome voi siete gli attori e i protagonisti della costruzione della rete, perché siete nei processi operativi di produzione, le condizioni al contorno per fare processi cooperativi è che quantomeno la gerarchia non sia di traverso, quanto minimo, la condizione minima è che tu non sia di traverso, che poi aiuti sarebbe il male, ma la prima cosa è non metterti di traverso. È già tanto, lasciami lavorare, va bene. Poi i meriti saranno tuoi, non li voglio neanch'io, alle convegni ci vai tu a raccontare che abbiamo fatto i percorsi, gli spiriti bollenti, eccetera, e così via. Allora, questo è vero, quindi vi dico, un consiglio è sapienza organizzativa, ma consapevolezza politica. Io non sostituisco i decisori, se no il modello è un altro ancora. Mi faccio eleggere e allora oriento il sistema. Non è che c'è, non può, è l'altro vizio, non devi dire quello che pensa che il politico pensi. Questa è un'altra cosa terrificante. Ah, ma questa cosa non la facciamo perché sta succedendo in quel progetto che vi raccontavo, perché l'assessore, siccome cambia, ma scusa, c'è una delibera regionale, tu sei una struttura amministrativa, devi, ma fallo, ma che te frega, ti fermano se non lo vogliono. Ah no, perché io so che tutto questo retropensiero di quello che pensano gli altri, ma per quello che fai tu. Raffaele, ti avevo visto. Sulla storia del livello del politico. Ah no, sostanzialmente il discorso con cui mi ritrovo, cioè il tuo intervento mi conferma ancora una volta la cosa che la sfida per noi è lavorare a creare una consapevolezza della dirigenza pubblica e degli amministratori sulle opportunità per tutti che ci possono essere. Non possiamo eludere questo passaggio. In più abbiamo, guarda, un'altra cosa. Gli strumenti direzionali che hanno i dirigenti pubblici non li ha nessun dirigente privato. Questa è l'altra grande favola che si racconta in giro. Ma se io fossi un dirigente privato... Il dirigente pubblico, dal punto di vista del diritto amministrativo, è nei confronti delle proprie persone, come si chiama? Datore di lavoro. Nelle imprese private il datore di lavoro è il capo dell'impresa, spesso rappresentato dal capo del personale. I dirigenti non hanno il potere sul personale. Il dirigente pubblico, con questa idea che non avevano i poteri, con la nuova riconfigurazione del rapporto fra politici e amministratori, perché poi queste cose bisogna ricordarsele, è stato segnato il confine fra potere politico e potere amministrativo ed è stato rinforzato il potere amministrativo. Poi tutti dicono che siccome hanno famiglia, perché poi ci abbiamo messo anche lo spoil system, allora non è vero che loro hanno i poteri, perché siccome dipendono dal politico è un circolo vizioso. Allora, non infilatevi in questo circuito, non fatevi massacrare. Quali sono le condizioni al contorno del sistema che stiamo mettendo in piedi per cui l'amministrazione e la direzione pubblica marcia nella direzione della rete? Ci sono, si fa. Non ci sono, non si fa. Perché, ripeto, dal basso possiamo arrivare fin dove battiamo la testa. Fine. Certo che se non c'è il basso, questa è l'altra cosa, non ci sarà nessun sistema di governance che porta a casa nulla. Quindi è inutile disegnare tanta governance se non disegniamo più operation. E le operation le disegna chi le fa, a condizione che il sistema è collaborativo, perché se il sistema si mette di traverso, ripeto, fate i sindaci e probabilmente lo sbloccherete, fatevi eleggere, ma dovete passare a cambiare ruolo.
Non c'è. Allora, è giustizia, perché direi di più, non solo è dal basso, questo è il riconoscimento del contributo professionale dei produttori al sistema delle reti. Questo è il cuore del vostro. E tant'è vero che ti trovi in questi incontri quelli che vedono così i processi produttivi. Se uno li vede come punto di distribuzione del finanziamento, l'aula non è il punto dove si distribuisce. Se viene l'assessore a parlare, ci siamo tutti, ma poi magari abbiamo un'occasione per parlargli. Allora, a questo punto sarebbe interessante, se sono giù, metto a punto know-how in comune. Allora, quando elaboro, l'obiettivo è creare cose nuove, quindi scambiarsi conoscenze. Quando faccio problem solving, l'obiettivo è trovare la soluzione conveniente, non l'affermazione del mio punto di vista. Sono due modi di lavorare completamente diversi. In più, su soggetti che spesso non appartengono allo stesso ambiente organizzativo, perché se dobbiamo fare un sistema di rete, noi dobbiamo nella coprogettazione tirare dentro alcune dei rappresentanti di queste competenze. E con questi poi ciascuno di questi deve diventare capofila del suo gruppo di miglioramento interno, di riorganizzazione interna, che deve riorientare i processi. Quindi fai la modellistica, la fai sopra, la sperimentazione la fai sotto, lo riporti sopra la modellistica, lo riporti sotto. È così che funziona. Questo ti fa fare contemporaneamente due cose: costruire il processo e creare l'amalgama culturale sul processo. Ti fa fare il change, se no non lo fai. Quindi non perché dobbiamo partecipare, non esiste, perché non possiamo non partecipare. Allora, secondo me questo potrebbe essere, diciamo, il modo con cui io mi propongo allora nella fase di start-up. Io chiedo che mi venga sostenuto la progettazione. Quindi che cosa sono le amministrazioni per me? Per me sono quelli che mi danno le politiche e i vincoli. Diciamo risorse poche. Allora, se le politiche di gestione del personale del comune A sono conflittuali con quelle del comune B, cosa andiamo a progettare? Lì si premia per fedeltà e lì si premia per anzianità e lì si premia per gioventù. Sono tre politiche diverse. Come faccio a fare una squadra comune se lì ci sono i fedeli, là i vecchi e qui i giovani? Per dirne una, per non parlare delle politiche tecnologiche, per non parlare delle politiche di acquisto, per non parlare dei sistemi premianti. Andiamo alla sostanza. Chi premiano? E quello ti dà. Io sono arrivato al micro, non volevo arrivarci, ma è il micro a quel punto che comanda. Quindi posso fare dei processi condivisi se c'è questo. Allora devo fare un intervento. Questo è il senso un po' della chiacchierata, nei confronti del livello amministrativo, cioè degli amministratori, e dire: signori, le condizioni al contorno per poter dare gambe a queste nostre strutture sono queste, i motivi sono questi, gli ambiti sono questi e così via. E dicevo, in questo confronto, non dimenticarsi la questione dei patti di stabilità, che è decisiva. Dato che siamo a meno 32 e dunque dovremmo, diteci voi come ci muoviamo. Poi ti troverai la resistenza degli operatori, più meno siamo abituati a vendersi, troverai le dirigenze che si mettono di traverso, però capisci, se è un sistema al contorno che comunque contribuisce a smuovere queste cose, ho possibilità che dal basso, ma se non c'è. Quindi diciamo sostanzialmente conveniamo sull'osservazione. E quindi non è solo normativo. Io ho bisogno che il sistema delle proprietà decida di cedere parte del potere, perché questa è la rete, l'abbiamo detto prima, interdipendenza delle attività, cessione di coordinamento. Perché non fanno le funzioni associate? Senza bisogno di aspettare che arrivi la scadenza normativa. Perché con le funzioni associate i processi di acquisto verranno accentrati e io perdo tutto il potere dirimente di acquistare di qua, di là. E questa è la questione. Fine. Sì, ma no, non sono intelligenti. Come? Sono fin troppo intelligenti. Perché non fanno la stazione appaltante unica?
È lo stesso motivo. E ci sarebbe un vantaggio, per... non è che perdi lavoro, anzi, recuperi risorse perché spendi di meno, hai più disponibilità, ma se, con la stazione appaltante, se è Consip il tuo fornitore, il tuo acquisitore privilegiato, lì sei finito, nel mare magnum degli ordini tu sei un mosaichetto che ti arriverà una dotazione, eccetera, e così via. Quindi la questione è complessa, perché il contesto, pur avendo sposato, questa è la cosa interessante, tutte queste idee collaborative, siamo ancora a un livello molto predicatorio, ancora di ideologia della partecipazione, eccetera, e poco, diciamo, della fisiologia della partecipazione, che non deve essere una scelta di campo, di appartenenza ideologica, ma deve essere una scelta di produzione. Allora, a me sembra che un contributo che dal basso può venire appunto, è un progetto di rete. E allora ti chiedo sul progetto di rete di dire se ci stai o non ci stai. Scusi. Contrattuale del laboratore dal basso, poi diciamo alla fine del percorso ci si fa una relazione, cioè come, e diciamo, ma la relazione poi viene, cosa è data all'arti, poi cioè, vengono, adesso viene fatta una presentazione di tutti i risultati, come questo aspetto non lo so, sicuramente c'è una relazione finale che si va a evidenziare gli aspetti che sono stati affrontati, portati in quanto operativo. Penso che debba essere un processo a cui debba intralicirlo. Esatto, esatto. Cioè, come fai a capitalizzare quelle che sono emesse, diciamo, come criticità, come barriere, come dire, da superare? Perché diciamo tutto lo sforzo fatto, voglio dire, le riprese video, le lezioni, cioè è un, come dire, un capitale di conoscenze straordinario. Il problema è come veicolarlo per poi proseguire il processo. Molto, sarebbe interessante, no? Dobbiamo vedere un po'. Perché l'idea, voglio dire, ha un senso appunto se c'è una prospettiva, sicuramente l'avrà. Allora, ho fatto questa, diciamo, questa fiondata tenendo conto, adesso chiedo alle due signore che sono arrivate chi sono, così capisco il pubblico. Siamo ah, siete un'associazione? Sì. Perfetto. Okay. Quindi siamo... No, perché stamattina abbiamo fatto una presentazione più di carattere generale. Ecco. Oggi pomeriggio, approfittando della specializzazione del pubblico, stiamo mirando un po' di più, ecco perché stiamo parlando di questo tema. Ecco, qui naturalmente diciamo, adesso vediamo alcune cose che ci pone questa storia della progettazione, perché poi questa progettazione naturalmente deve essere integrata nel sistema complessivo, quindi non è che possiamo pensare che esplodano modelli conflittuali, perché questo è, allora a maggior ragione avere il punto di osservazione centrale che capisce cosa sta succedendo e riorienta. Tra l'altro tutti questi processi non si sviluppano da modello, hanno dinamiche di sviluppo legate alle situazioni di contesto, quindi non riesci a prevenire tutto. Anzi, la dinamica fa parte del sistema stesso. Se tu quindi non hai sicurezza che qualcuno fa il punto nave mentre tu stai smanettando in sala macchine, prima o poi il Titanic va a sbattere e affoga quello che è in sala macchine, non chi è sopra. Ecco, questa, diciamo. Quindi diciamo, progettare in questo ambiente poi diciamo ancora più diviso, perché ad esempio ci sono tre cose. Se abbiamo imprese diverse che sono sulla stessa filiera, pur appartenendo allo stesso ambiente, se debbono lavorare con quelle forme cooperative, debbono imparare ad avere, diciamo, conoscenze comuni. E non è che ogni volta debbono cominciare da capo, ma debbono man mano consolidare questo tipo di conoscenze. Mettere
insieme degli attori diversi, diverse realtà con diverse competenze e avviare un confronto finalizzato alla co-costruzione di una conoscenza, di un sapere che poteva essere utile per implementare un'impresa anche a rete, no? Esatto. Il problema è che il processo di socializzazione della conoscenza non c'è stato. Perché mancavano è una conoscenza tacita, implicita, che è rimasta tale, non è stata socializzata anche per la mancanza poi degli interlocutori. Quando tu parli di condivisione di conoscenze, tu ti riferisci a un discorso di interazione fra docente e aula o a di diciamo agli di agli attori. Quindi fra i presenti, diciamo. Sì. Quindi un momento in cui le 5-6 microorganizzazioni, partendo appunto dall'ascolto di problematiche di interesse comune, si pongono il problema di dire cosa possiamo fare. Di un'elaborazione congiunta. Un'elaborazione che sarebbe veramente la cosa più bella che potremmo fare. Sì. Certo. Sì, l'occasione. Vabbè, però, per far precipitare la reazione, questo è il però momento. Scusate. Esatto, c'era una risposta, esatto. Allora, già oggi, per esempio, oggi pomeriggio, quante sono le organizzazioni presenti? Tutte queste. Sono tutti sistemi produttivi. Non abbiamo nessuna governance. Mira. Perché Mira che guarda. Poi che altro? Archeologica. Ah, Canosa. Quindi siete già quattro, c'è Monopoli, che io voglio dire, in un'ottica anche non solamente diciamo provinciale, anche un discorso di apertura a capito, cioè condividere uno zoccolo di conoscenza. Io direi che se si potesse, faccio così un auspicio, se si potesse dedicare un piccolo pezzo dei due giorni prossimi a un ipotetico project work che accomuna tutte queste realtà. Ma il giorno prossimo dovrebbe essere così, teoricamente. No. Domani dovrebbe essere così, quindi dobbiamo scegliere un pianista su cui sparare e se ecco. Si faccia sparare. Cioè, sì, sulla carta. Poi sai benissimo che magari poi non si presentano le persone. Cioè, io mi auguro che domani ci sia la presenza anche di decisori. Sì, no? Perché diciamo perché la costruzione della rete, così riprendiamo, richiede due livelli di intervento. Uno proprio del modello della governance, e quindi se non c'è la governance non possiamo. E l'altro è il modello del processo operativo. Sono i due interventi che bisogna fare in maniera contestuale, perché non sono uno a precedere l'altro, sono paralleli. Perché ci vuole l'intervento della governance? Perché la governance assicura le condizioni per cui conviene essere distretto. Cioè, se riprendiamo le chiacchierate di stamattina, la governance mi dà le due grandi cose, le economie e le transazioni. Queste sono le due cose che mi deve dare. Per fare questo però deve ragionare da una governance che si pone questo problema. Quindi qual è l'economia di prossimità che mi dà l'essere in questa zona? E tu istituzione, che stai facendo per darmi queste? Quali sono le economie? Se mi metti solo vincoli sono diseconomie. Anzi, i costi di transazione sono enormi, perché io per poter arrivare a mettermi d'accordo col direttore di quel museo devo passare attraverso 25 assessori, 32 comitati scientifici, 22 osservatori tecnologici, segreteria di direzione, quando c'è il direttore poi mi dicono che devo parlare col preposto. Quando mai mi conviene mettermi insieme se è così? Quindi, questo cosa voglio dire? Se quelli che hanno immaginato, e questa è una idea forte, il politico che ha pensato al concetto di sacco di distretto e che quindi potenzia, non deve solo fare delle leggi e delle determine e degli organismi, deve farle in maniera che rispecchiano non il modello tradizionale di governo che è utilizzato, ma il governo dei sistemi a rete. E sono queste caratteristiche, sono le caratteristiche della microeconomia e del fatto che il mio sistema organizzativo ha sempre due livelli, il nodo e la rete.
Quindi non è più come se io ragiono come con le vecchie imprese, con le vecchie istituzioni, e uso quel modello lì per raccontare la rete, è come dire, cercare di spiegare la rete col modello dell'impresa fordista. Non lo spieghi, cioè, diventa un credo. Allora, a questo punto diciamo, come faccio a rendere il nodo autonomo e l'ente in grado di fare economie esterne? Cioè l'ente non mi deve dire come produco. Non mi abilita la produzione, mi facilita i vantaggi esterni, le variabili esterne. Sono male all'ente di governance. E quindi discutiamo quali sono le nostre economie esterne. Questo va raccontato, perché sennò è ancora una volta predicatorio. Dovete fare la rete. Io che sono nodo, quali vantaggi microeconomici ne ho di essere nella rete? Il finanziamento, ma quello non fa il distretto. Perché non fa il distretto? Quello stimola alla competizione sul finanziamento. Perché ognuno cerca giustamente di salvaguardarsi. Possiamo fare un ragionamento al contrario. Noi che vorremmo essere rete, ti rappresentiamo quali sono le diseconomie esterne. Questo è un altro modo con cui poi faccio l'alleanza. Ci sono queste diseconomie. Se voi le trasformate in economie, il distretto decolla. Se voi non le trasformate, il distretto non decollerà mai. Questa cosa. E quindi tu mi permetti, mi dai le condizioni per essere capace di. Quindi non è una struttura di freno, è una struttura di abilitazione. E quindi è quella che chiamiamo una meta-organizzazione. Allora, io assessorato, io comitato, io fondazione, devo assumere, se voglio sviluppare le imprese reti, questi requisiti che devono caratterizzare il mio lavoro. Allora dal basso funziona, perché c'è una fortissima sintonia fra questo tuo modello di governance e il modello produttivo che auspichi. Se invece hai un modello di governance classico e auspichi un modello produttivo collaborativo, ma questa è la predica agli uccelli, lo può fare solo San Francesco. Lui però lo ascoltava, ma possiamo farlo anche noi, capite? Quindi se io avessi l'interlocutore decisionale oggi, allora direi questo, come me lo risolvete? Allora, leggendo le vostre delibere determine, dove trovo questi elementi? Questa sarebbe un'analisi bellissima, te le metti davanti e le leggi. Dov'è l'economia? Dove si riduce la transazione? Dove sei fattore abilitante? Se no è ideologico. Io presuppongo, avendolo capito in un certo modo, che tu ti comporterai in una certa maniera, conoscenza tacita e implicita, io. Quell'altro sa che tu interpreterai così, ma lui sa che invece la pensa diversamente. E beh, nel dilemma del prigioniero avete perso. Questo è quello che poi si verifica. Allora, mi butto nella coprogettazione, quindi vi sto dando anche dei warning. Se le condizioni al contorno della mia coprogettazione sanno che farsene, se no è l'ennesimo, diciamo, tentativo che faccio, che so che non riuscirà. Quindi la loro meta-organizzazione, questo è il primo punto. Per fare rete ci vuole una meta-organizzazione che garantisca tutte le variabili esterne favorevoli alla cooperazione. Se ti serve dentro tirare la Camera di Commercio per fare questo, te lo scegli tu, te lo tiri dentro, ma non per distribuire alla Camera di Commercio, per rimuovere i vincoli e aumentare le economie esterne. Mi dai competenze, tecnologie, trasferimenti, mi devi dare strumenti produttivi, non, come dicevo prima, input da rilavorare. Mi devi dare valore aggiunto. Fine. Se no, il valore aggiunto se lo mangia tutta la catena di governo prima di arrivare alla distribuzione. Fai i conti alla fine di quanto costa la catena e quanto arriva, e la domanda è: ma perché c'è la catena? Cioè, se noi distruggiamo il valore nella catena di comando,
pensando che sotto ne generino, in questo momento non generi niente. Quindi la catena di comando deve essere snella. Cioè è una lean governance, se volete, è una lean governance. Ad esempio,
Potrebbe essere interessante se il gruppo, diciamo, il nucleo che è più stabile, che ha seguito questa parte, mettesse a fuoco appunto quelle che sono le esigenze di contorno distrettuale, che puoi rappresentare. Quindi io non arrivo alla progettazione perché non siamo sviluppati, però abbiamo bisogno, cioè le cose abbiamo detto adesso, ad esempio, io faccio questa progettazione che è un investimento. Quindi se faccio la progettazione, io sono al secondo livello, c'è un'economia esterna mirata perché tu mi aiuti a progettare, perché l'interdipendenza fra i nodi della rete è media. Allora ci conviene investire in progettazione, ma se l'interdipendenza fra i nodi è bassa e io faccio la coprogettazione, non c'è nessun interesse. Attenzione, tu ti stai muovendo come sistema proprietario perché sei comune, in realtà la rete ha bisogno di un sistema organizzativo, consortile. C'è un conflitto fra questo... Guardate, qui si può fare, secondo me, una riflessione delle criticità da risolvere su questi schemi di lavoro. Istituzione era nei giorni, in questi giorni, oppure non siamo vincolati a farla immediatamente? Però... No, non era prevista. Era prevista, ah, ma all'inizio la mettemmo però. Ah, perché mi sembra fu depennata. Però ora, allora, al di là di quello che è il percorso di protocollo, secondo me, o attraverso appunto una presentazione pubblica del project work, o attraverso un momento, magari se non riusciamo a far tornare il professor Campagna, beh, perché noi ci tramite possiamo una videoconferenza, sentire possiamo a distanza, anche non è quello, cioè, possiamo fare un workshop su Skype, non è che esatto, voglio dire, non l'abbiamo fatto appunto con la Cina, non si fanno queste cose, quello, quindi, comunque non rinunciamo, bisogna imparare a lavorare in un altro modo, però si prepara prima e si condisce al momento. È il modello della pizza, della pizza non è à la carte, tutto è pronto e alla bisogna mescoli. E questo è il modello del lavoro a distanza. Il lavoro in presenza invece è più così. Anche se ci sono tantissime tecnologie di guida, dei workshop, ho visto delle cose bellissime di raccolta immediata, di catturazione, diciamo. Sì, ma anche di elaborazione. No, più del Twitter, non il cicaleccio. Qui è proprio la strutturazione dell'informazione, la restituzione alla fine del workshop ai partecipanti. Molto interessante. Ci sono delle tecnologie bellissime, io non le so usare, però le ho viste. C'è un professore tedesco. È quello che voglio dire. Noi dobbiamo appunto porci l'obiettivo di avere questo momento di restituzione e ripeto, vi faccio un esempio diretto. Se noi mettessimo qui la vostra idea di sistema museale o sistema bibliotecario, dove lo posizionereste, in verticale e dove in orizzontale? Cominciamo dalle interdipendenze fra i sistemi. Come ve lo adesso facciamolo una piccola esperienza così breve. Ad intervenza alta, medio, bassa, il sistema com'è? Attuale. Devi partire dall'ESIS. Basso. Medio. Verso dove si può spostare? Può salire o rimarrebbe anche basso anche a seguito di un intervento? L'interdipendenza fra i nodi del sistema. Sì. Se rimane molto basso, la questione nostra è questa: a questo punto non ci conviene avere coordinamenti forti e poteri forti. Capisci? Cioè, se non lo devo spostare, è meglio fare la rete naturale, cioè nel senso che, essendo tanti, può darsi che qualche effetto lo produca. Ciao Raffaele, ci mancheranno i sac. La donna fa. Arrivederci. Cioè, la domanda che sussiste è il nostro pensiero un po' negativo su rimanere bassi anche da un punto di vista del coordinamento. Si riporta alla questione che comunque dovrebbe diventare non un'opzione, ma una regola. Nel senso, o c'è la rete o non funziona, visto che molto spesso si parla di musei come qualcosa da chiudere e in molti casi
secondo il mio punto di vista sarebbe anche giusto, nel senso che ci sono veramente delle piccolissime realtà fatte ad hoc per il sindaco, per l'amico del sindaco, che alla fine allo Stato costano e sono soltanto un piccolo privilegio per il non creare malcontento, tra virgolette. Se invece per legge si dicesse o c'è rete o non queste realtà vengono chiuse, in quel momento lì i fattori sarebbero in entrambi i casi, sia orizzontale che verticale, alti. Un po' difficile, perché la semplice normativa, noi abbiamo detto che l'autodichiarazione era legge da 30 anni, ce l'aveva messo 30 per arrivare ad accettare. Sì, però dal momento in cui lo Stato è riuscito a fare comunque il passaggio... Sì, 30 anni. Sì, sì. Ma anche, diciamo, nel momento in cui si è alleggerito, dando comunque anche... Sì, no, diciamo che più che la legge, il bisogno ci porterà a questo. Sì, quello sì, però c'è una questione, nel senso, se l'Italia, sì, per tutto quello che ha in questo momento, è costretta, perché secondo me bisogna anche, diciamo... essere oggettivi, noi siamo costretti a parlare di reti, certo, museali, perché il sistema Italia culturale non sta funzionando e non sta portando a niente, quindi l'opzione è o chiudere o, certo, provare o rivitalizzare, a salvarsi, perché questa è una rete di, cioè non è una rete, diciamo, non è un trampolino, è una rete per salvare la situazione attuale, e ancora non si può vedere come rete di crescita, ma almeno una rete per mantenere vive le realtà che ci sono, che sono già presenti. Io quello mi dico, visto che siamo in questa situazione, tralasciando la questione crisi, che secondo me sul comparto culturale non va ad intaccare una situazione che già era in crisi prima del periodo di crisi, diciamo, italiano, se lo Stato non capisce che l'effetto normativo in questo caso non deve essere un'opzione ma deve diventare qualcosa di un coordinamento, ci vuole un effetto normativo di coordinamento, perché in questo momento siamo allo sbando più totale. Vedi, ti sei messa sulla prima colonna, tu stai dicendo che sicuramente ci sono delle economie esterne che vuoi, sì, non generiche ma possibilmente mirate, facciamo un'attività formativa di sviluppo rivolta a tutte in cui ognuno investe perché perde giornate e viene qua, qualcun altro ti offre l'opportunità formativa. Siccome però il modello di coordinamento è basso, è solo normativo, può essere solo di natura contrattuale, essendo di natura contrattuale tu ti sposterai non sulla rete, ti sposterai sulla filiera verticale, in cui tante agenzie ricevono risorse mirate attraverso accordi leggeri di relazione. Ma la questione non è negativo questo, però non possiamo parlare di rete, questo dico, non andiamo nel sistema rete, ma la risorsa... stiamo dicendo che ci sono delle identità distribuite che necessariamente sono, siccome abbiamo una gestalt che funziona in una certa maniera, la nostra testa collega i punti e ne fa una rete, ma la testa li collega. Sì, no. La questione però che la risorsa in questo caso non deve essere una risorsa economica, cioè sì, il lato normativo io lo vedo, dici, come unica risorsa possibile. Tanto è vero, dici, progetti, competenze, però la rete sta crescendo verticalmente, no? In senso verticale, e non riesce a fare quell'effetto che la governance si immaginava di andare a livello orizzontale. Ma quello può essere però un momento, cioè prima dicevamo stop and go. Io ti rappresento, allora questo sto dicendo, alla governance rappresento che questo modo di funzionare ci porta su questa direttrice, non su quest'altra. Non è detto è buona o cattiva. No, io dico che però si potrebbe iniziare in quel modo e poi creare. Giustissimo, però diciamo dobbiamo... Se partiamo direttamente in un modo, secondo me in questo momento non si crea niente. Il tema della consapevolezza su questo è decisivo. Quindi tu dici, guardate, noi abbiamo possibilità di favorire la relazione solo attraverso modelli normativi, contrattuali. No, per contratto è così. Ci sono delle risorse da utilizzare, le interdipendenze possono esserci, possono non esserci, tu stai rivitalizzando un sistema, ma tu che avevi immaginato di fare la rete delle reti, eccetera, sappi che non lo stiamo facendo, che stiamo facendo questa cosa qui. Bene, questa è consapevolezza. Allora, la restituzione di questo livello, cioè se voi vi posizionate su questi strumenti e lo rappresentate alla vostra governance, questo è importantissimo per voi, per capire dal basso che cosa puoi fare e dall'alto per capire dove stanno andando, perché se no non è il rendiconto delle attività che gli fa capire dove state andando. Quello sì. È questo il rendiconto. Quindi è importante, quindi tu dici bisogna essere normativamente cogenti e fare queste cose. Se è normativamente cogenti è la spending review, questa è normativamente cogente.
Se tu dici che ti devi sposare e devi farci il figlio insieme, è già un po' più difficile che per normativa lo possa fare. Puoi fare il matrimonio, ma non è detto che fai la generazione. E noi invece il passaggio è quello che dicevo. Lo puoi anche fare, ma puoi farlo con modi diversi, più o meno partecipativi. Quello, quindi, quando non sono partecipativi, sì, quello sì, hanno negato l'essenza del contratto. Ma nel momento in cui all'agma, direi, cioè, ci si prova, diciamo, a volersi codificare da un punto di vista normativo, secondo me in questo momento qui di non sì, tu dialogo, dici, c'hai un modello di andamento verticale che poi può virare verso destra, ma devi posizionarti, devi dire noi ci stiamo muovendo così. Guardate, questo è molto importante. Sì, perché secondo me già che qui non ci sono delle istituzioni locali, dovrebbe far pensare che non si può fare a meno di una struttura normativa che venga dall'alto, cioè non possiamo continuare a non vedere quello, certo, che comunque invece assolutamente, cioè, assolutamente. Perché anche noi operatori dei beni culturali, e penso che più o meno posso parlare anche a nome di tutti per alcune Prego. cose, non ci viene diciamo posto nel nostro piano di studi un modo di vedere il bene culturale come impresa. Questa è una lacuna grandissima. Noi abbiamo un modo di diciamo relazionarci ai nostri studi da un punto di vista un po' vecchio stampo, nel senso che comunque siamo più legati a conoscere determinati argomenti che possono avere una chiave di lettura culturale, ma non una chiave di lettura imprenditoriale. Sì, nel momento in cui anche noi veniamo formati in questo modo, già quello che abbiamo formato qui è un qualcosa anche di molto utopico, nel senso che comunque si esce dall'università con in mente la didattica o altri modi che comunque hanno a che fare con la didattica, non si ha l'idea di poter creare, di poter fare servizio. Non è produzione, non ecco. È produzione. E allora è logico che al massimo è ricerca, se proprio vogliamo, sì, e poi ricerca non orientata, ecco, diciamo. Ricerca e non produzione di servizi. Sì. Per questo io dico, lo Stato non può avere tutte le pecche. Nel momento in cui si vede che lo Stato vede più facile il chiudere un museo o liberarsi di alcuni beni, perché comunque in Italia ce ne sono molti, certo, e non riescono, diciamo, a coordinarli, in quel momento lì non è la pecca dello Stato, ma è la pecca di tutto un sistema che non ha fatto capire che il bene culturale può fare servizio. Fare servizio significa fare impresa, può essere una piccola impresa, però è impresa, è anche il territorio di che cosa parla? Di piccole associazioni che più o meno si possono anche fare la guerra, ma che non portano a una vera economia, non si porta a una credibilità di un'entrata che può essere sia flessibile ma anche un po' fissa, nel senso di far diventare quello che noi tra virgolette possiamo chiamare lavoro, ma un lavoro da un punto di vista anche di retribuzione, un lavoro valido, e si potrebbe fare, quello potrebbe portare la rete, potrebbe creare un sistema nel quale tutti riescono a lavorare, quello sì, però è un passaggio successivo se non si crea prima qualcosa per sostenere questa rete, perché penso che in quest'aula, in questi incontri, se ci fossimo stati tutti, forse sarebbe potuto creare una piccola tavola rotonda nel quale si diceva ok, uniamo le piccole, che ne so, la zona di Capitanata, le varie associazioni che ci sono e facciamo rete. Però poi nel momento in cui si andava a denotare questa lacuna normativa, nel momento in cui le istituzioni locali sono molto assenti, cosa avremmo fatto? Saremmo state 10 associazioni che volevano, avevano, diciamo, degli obiettivi in comune, ma che non sapevano come muoversi, quindi sempre in questa situazione di acqua stagnante. Per questo per me l'effetto normativo può essere qualcosa che ci muove sì in verticale, ma che ci può far creare una curva. Però diciamo, se noi entriamo nei modelli governati di rete attraverso istituzioni pubbliche, di questo, perché teoricamente quella rete potrebbe nascere anche senza. E quello sì, però secondo me è più difficile. Facciamo il ragionamento fino in fondo. È più difficile, ma il modo da qui nasce solo se genera ricchezza. Se non genera ricchezza, il solo trasferimento non vi farà mai nascere. Questo deve essere, secondo me, chiaro a tutti. Sì, non è un modo per ritrasferire risorse, è un modo per recuperare risorse. Quindi, teoricamente, la rete potrebbe nascere indipendentemente da una governance politica del sistema rete. Come sono nati i distretti? I distretti non sono nati per delle provvidenze, sono nate perché la combinazione produttiva è diventata conveniente, perché il territorio assicurava economie, dicevamo, di prossimità.
Allora, se noi aspettiamo che le imprese diventino imprese per fare le reti, non ce la facciamo, perché si muore prima. Ma quello sì. Allora, dal sistema normativo che cosa chiedo? Se tu mi stai dicendo di fare le imprese a rete e le imprese a rete hanno queste caratteristiche, la tua prima normativa deve essere coerente con questo modello e non essere di tipo burocratico e lasciare che le imprese, perché le imprese messe così, che cosa si aspetteranno da me? Sono in rete perché mi arrivano le provvidenze. Ma lì non è la rete, è una rete di interessi. Siamo interessati a fare massa critica perché così otteniamo risorse, non produciamo risorse in rete. No, io invece sono sul sottolineare di produrre risorse. Ma produci risorse in rete se aggiungi valore, non se mangi valore. E questa è la prima condizione che allora io chiedo alla rete. Qual è la soluzione organizzativa che avete pensato per cui i vostri costi producono più valore di quanto non ne sostengano? Ma nel momento in cui... Cioè, non perché normativamente ho detto che finanzio la cultura. Quella, la rete si sostiene se è autosostentante, se è sostenuta come le calze, cioè il reggicalze. È il reggi che regge la calza, non la calza. Quello sì, però la certezza normativa deve dare una forma, non deve dare una risorsa a quello, no, che... No, sto dicendo, qual è la forma della certezza normativa? Che se è un sistema di governance che dice che le reti funzionano così e che quindi se si muovono così, c'è già la normativa. Che cos'è che non funziona? Che l'insieme degli altri poteri si dimentica che ha detto questo e continua ad agire, comune, provincia, belle arti, ognuna delle istituzioni continua ad agire per il modo suo. Quindi o le elimino o le coordini, perché non deve fare un'altra norma per dire che dobbiamo essere in rete. Non c'è più bisogno, l'ha già detto. Il coordinamento? L'avete chiamato SAC. Sì, sì. L'avete chiamato però... STT, gli avete messo dei quattrini sopra e non gira. Perché non gira? Devi fare un'altra norma per farlo girare? Allora, i coordinamenti sono di due tipi. Uno è il coordinamento meta, e dovrebbe assicolarmelo il SAC. L'altro è il coordinamento operativo, ma il coordinamento operativo, vi dovete mettere d'accordo come funzionano i vostri processi e che generano insieme più valore che farlo separatamente. Se no, che interesse ho a farlo? Quali sono le microeconomie che io, nodo della rete, ottengo dalla rete? Se è solo la partecipazione a un bene pubblico per dividerlo, ma questa non è rete, questa è corporazione, è lobbying, si chiama così. E riesco così a intercettare e a drenare denaro pubblico, fine. Ma siccome non ce n'è da drenare, perché tutta lì la questione, ci fosse, non c'è. Allora devo contribuire a generare valore. Tu mi devi dare una struttura di governo agile che mi permetta di funzionare così. E se quel direttore di museo non ci sta, ti chiedo, rimuovilo, non normativo, rimuovilo, mettine uno, questo che deve fare. Molto banalmente, deve fare questo. Tu sei seduto lì a girare i pollici e lo vedi nei musei, squadre di ragazzi meravigliosi che spiegano Caravaggio fino nelle radici e gente che fa la calza seduta lì vicino. Dice, ma uno che va nel museo dice, ma dove sono? La domanda è subito, dici, quello è impiegato e quello è una cooperativa. È già rifatto, è così. Allora non sostengo più una cosa di questo genere. Io chiederei, signore, si alzi, tolga la sedia e vada a sferruzzare a casa e aumentiamo le cose. Però lo Stato che cosa sta non so facendo? Se posso dirlo questa cosa. Però lo Stato cosa sta facendo? La maggior parte dei musei italiani, al di là di avere dei direttori che molto in avanti con l'età, insomma, stanno. Sì, perché sì. Così. No, era più modo delicato, per un po' di rottamazione non fa male. No, non è quello, però che sta succedendo? Soprattutto dal punto di vista degli economati, sono quasi tutti quanti in pensionamento o certo. Prepensionamento. Andranno a drenare altre risorse, penso. No, la questione è che lo Stato dice, non avendo... avendo un sistema legato più ai concorsi e lo Stato in questo momento non avendo la possibilità di fare i concorsi, al di là degli anni 70-80 in cui lo Stato più o meno ha avuto una situazione del genere, ha preso le cooperative, le ha riassorbite, le ha spalmate, in molti casi anche persone non ci sarà più questa possibilità, ecco, dimentichiamo cosa sta per succedere. Per quello io dico, cioè noi ci troviamo con un'economia di guerra, ma c'era il pane una volta al panificio, non c'è.
Eh sì, ma nel museo adesso chi andrà? Cosa? Allora, quello che dico, i vari. No, però è tutto questo che allora, se le associazioni vanno a fare rete. Non e le, poi... devono fare rete le i produttori, sì. Non le associazioni. Io contesto questa, non devo inventare un sindacato. La rete è fatta di produttori, allora, produttori di cui le associazioni sono delle rappresentanze che debbono costare meno degli associati. Quello sì. Però nel momento in cui i produttori vanno a fare rete, ma i musei comunque si stanno svuotando, nel senso che il programma, cioè quello che sta per succedere, succederà nei prossimi anni, è che ci sarà un direttore di museo per 10 musei, soprattutto nelle piccole potrebbe città. Non essere un male. Sì, ma come si coordina tutto questo? Ma questo allora, il modello della rete dice proprio questa cosa. Se faccio un ragionamento complessivo di questi musei che decidono che il sistema produttivo è interdipendente, io sono in grado di fare servizi comuni associati con certi vantaggi, servizi produttivi itineranti con altri, quelli telematici con altri ancora, sistemi di produzione a distanza, ma questa cosa senza fare il capo di tutti i musei, senza, questo è il concetto di rete, senza avere il capo di tutti i musei, e quindi ha senso l'innovazione dal basso, nel senso che c'è un protagonismo di tutti i produttori, in cui la gerarchia non è quella che comanda la rete, questo governo di cui parliamo qui non è la gerarchia, non è il padrone dei musei. Allora, per non essere il padrone dei musei deve essere una gerarchia che è in grado di assicurarci queste cose di sinistra. Economie esterne e forme di coordinamento non proprietario, perché se siamo alla forma di coordinamento proprietario avremo la grande industria culturale nazionale monopolizzata da un Polghetti della situazione che si prende tutto. Anzi, siccome siamo in shopping, non ci vuole niente che un cinese arrivi e si compri tutto. Ah beh, queste poi sono e dopodiché ci invade di tutto quello che vogliamo e lui senza fare rete ma facendo filiera ottiene quello che gli altri si aspettavano che arrivasse attraverso provvidenze e non arriverà mai. Vabbè, comunque è quello che alla fine anche lo Stato pensa, cioè di far sviluppare più le fondazioni, che è quello il sistema anche americano. Qualunque sia la cosa, però per fare la fondazione, cioè, il problema non è di natura giuridica. Quella poi è la giurisprudenza formalizza rapporti funzionanti, magari dopo che non funzionano, ma le formalizza. Il problema è questo sistema, la rete non è una metafora che vi sto raccontando, la rete è una modalità produttiva. Funziona come modalità produttiva rete, si può fare. Non è una modalità produttiva rete, è inutile che la chiamate rete. Sono imprese simili che sono sul territorio vicino. Fine. Si chiamano anche reti, ma sono le reti della Gestalt, cioè tu quando vedi i punti li unisci e vedi le figure, ma non esiste la figura, è nella tua testa, la percepisci. Il vecchio Kanitz insegnava queste cose qui, no? Allora, non è una Gestalt, è un sistema di produzione che genera economie e vantaggi, come dicevamo stamattina, mi interessa essere nel distretto perché io, lavorando con te, mi specializzo su una cosa, partecipo di una tua rete di relazioni e io mi rinforzo rinforzando la rete. Se aspetto di fare coalizione per fare pressione, quella si chiama lobbying. Fine. E anche quella è una rete, ma una rete di lobbisti. Che cosa produce? Drena per la lobby risorse. Bene, poi produrrà anche altre cose, ma sicuramente non produce rete. Per questo dico, stamattina dicevo, non usiamo la rete come metafora, usiamo la rete come modellistica organizzativa, cioè di sistema interdipendente che sceglie forme di coordinamento sopra la proprietà del singolo nodo. Per fare questo allora devo progettare, se no progettare a che serve? Non devo progettare, faccio un disegno di iniziativa popolare, raccolgo le firme, faccio 20.000 referendum, mi candido, divento presidente della regione e risolvo il problema. Però non abbiamo fatto, allora perché dico tutto questo? Perché sono in una regione che ha immaginato una politica di enti territoriali che fanno interagire sistemi produttivi diversi con le modalità della rete, il SAC è questo. Allora, siccome quello è detto in politichese, come si fa la struttura concreta di quella politica? È quello di cui stavamo parlando, ma ci vuole l'intenzionalità dei soggetti ad essere della rete. Se io non voglio esserci, per questo dico allora di qual sindaco, se il tuo museo non fa parte del nostro sistema, da che parte stai?
o cambi o esci fuori, diciamo che il sistema siamo noi, non tutti i musei che ci sono, questi 10 che hanno deciso di lavorare così. Allora qui rivendico che noi 10 che abbiamo, lavoriamo così, siamo riconosciuti come sistema territoriale, turistico, museale e non quegli altri. E quella è la lite normativa. Ma per poter essere sistema, devo funzionare da sistema. Se no è, siccome c'è tanta, poi il problema dell'Italia, perché l'Italia non è in grado di sviluppare i sistemi cooperativi su questo? È l'abbondanza di risorse che ha avuto su questa cosa che l'ha resa cieca, è dove eravamo deboli che abbiamo fatto le reti. Qui ce n'è così tanto che non ti sei neanche accorto che il patrimonio è lì e lo fruisci continuamente, non lo vedi neanche più. Quindi non solo non è considerato produttivo, ma non lo vedi, peggio ancora della Gestalt, se lì almeno ti immagini qualcosa, qui addirittura non lo vedi, lì davanti non lo vedi. E ti immagini, poi vedi uno che passa e fa un filmino, perché sta filmando, e tu vai cercando dov'è la modella, che lui sta, non c'è la modella, sta filmando altre cose. Allora, è importante, secondo me, nella chiusura di questo vostro ragionamento, una rappresentazione di posizionamento, cioè di dove siamo, è l'interlocuzione col livello della governance. Se noi ci stiamo posizionando qua, non riusciamo, ci vorremmo muovere verticalmente e poi orizzontalmente. Questa è una proposta. Cosa significa muoversi verticalmente? Dobbiamo dare i passi del movimento. Come arriviamo da bassa a media? Per arrivare da bassa a media, devo trovare i punti di connessione di processi di servizio fra nel sistema. Dov'è che siamo interdipendenti? Sulla produzione audiovisiva? Sulla didattica a distanza? Sull'innovazione, sul pacchetto integrato di servizi turistici e museali? Dov'è? Noi vogliamo fare questo, quindi saremo interdipendenti. Quindi ti chiedo delle risorse. Attenzione però che in questo momento, se facciamo questo, mi accorgo che comincio a pendere verso destra, perché appena cominci a riconoscere l'interdipendenza, qualcuno comincia a dire: ma come lo stabiliamo l'accordo fra di noi? Facciamo solo una convenzione? O diciamo qualcosa di più e diciamo che la nostra organizzazione funziona così? Perché poi quello che è seduto a sferruzzare deve sapere che da domani non può sferruzzare se ho integrato. E questo è concretamente quello che succede. E come faccio a non farlo sferruzzare? Ecco il problema del change. Ecco perché devo coinvolgerlo. Quindi non dobbiamo affrontarlo con una, cioè, come una specie di visione ideale di nuovo mondo. Io sono molto più pragmatico da questo, cioè, sembro teorico, sono molto pragmatico e operativo. Noi dobbiamo affrontarlo in questo modo. Io, che ho in mente di essere leader, perché voi siete sostanzialmente, vi ponete come leader di questo sistema o come dei partecipanti attivi. Abbiamo ragionato su queste occasioni formative, immaginiamo che siamo posizionati qui e vorremmo arrivare qua. Bene, per arrivare lì cosa ci mettiamo noi? Cosa ci mettete voi? Se voi non ce lo mettete, noi non ci possiamo arrivare. Qui arriviamo alla conclusione. Ma se noi non ce lo mettiamo, anche se voi ci mettete qualcosa, voi non ci potete arrivare. È reciproco, è al solito, è un gioco a somma positiva. Se il gioco è a somma negativa, vince il più forte. E poi si perde tutti, ma quello è un altro paio di maniche. Ecco, questo è un po'... allora, noi diciamo, se facciamo... Prima vi faccio vedere altre due cose dell'apprendimento di rete, poi lo riprendiamo domani. Qui c'è un sacco di roba, vediamo cosa possiamo vedere. Eccola qua. Ecco, la seconda questione. Quindi, intervenire sul livello meta. Il livello meta deve essere coerente col modello meso. Se io i processi me li immagino in un certo modo, la mia governance, come una volta deve esserci coerenza fra macro e micro, deve esserci coerenza fra meso e meta, perché se no non funziona più. Noi lavoriamo in un modo e quello lavora in un altro. Quindi, questo che cosa vuol dire? Reingegnerizzare i processi della rete. Quindi tu devi sapere che la sferruzza calze non c'è più lì. Lì improvvisamente c'è qualcuno che fa punto di contatto con il pubblico e conversa con l'MIT di Boston. Perché nel processo l'abbiamo integrato come punto d'accesso. Devi inventare gli enti di rete, allora sarà la fondazione, decidiamo che cosa ci sono, e le due dimensioni debbono avere questi strumenti di contatto forte. Io devo aver bisogno del meta, non devo sentirmi uno che c'ha quello come parassita che vive sulle mie spalle.
perché poi spesso il produttore si domanda: ma quello sopra di me lo mantengo io, che mi dà? È il gioco del diavolo e Dio, no? A un certo punto se facciamo a cambio. Guarda, c'era un film inglese che era Il mio amico il diavolo, anni 70. Il diavolo deve vendere l'anima, deve comprare l'anima di uno, alla fine si convince, gli compra l'anima, ma mi spieghi perché ti sei ribellato a Dio, chiede l'uomo. Allora lui è in Inghilterra, sono i box dei telefoni rossi, il diavolo si mette sulla cabina e dice: allora adesso gira attorno a me e canta le mie lodi. Quello comincia a girare, a un certo punto dice: senti, facciamo a cambio. Ecco, questo è quello che è successo in paradiso. Terzo elemento, un problema formidabile è un problema culturale in tutta questa storia qua, no? Non c'è solo hard e soft, il problema è la differenza di cultura fra i nodi. Nel tale sistema lavoro così, in quell'altro lavoro così, e nessuno ha la cultura di rete. Questo è il punto più critico di tutta questa storia. Per costruire, allora, perché il change è importante? Perché la rete si costruisce, non si predefinisce. Qui vuol dire che ci servono competenze manageriali diverse. Questa è la conclusione di questa cosa qui, dal lato di chi costruisce la rete. Dal lato ci vogliono competenze manageriali diverse rispetto a prima. Giusto sinteticamente, e poi la riprendiamo domani, così... Chiudiamo su queste cose qui. Uno, abituarsi a gestire la specializzazione nella filiera, perché io rimango, ha senso che io sia nella rete, perché copro un buco che altri non possono coprire. E io aumento la specializzazione della mia competenza, perché questo genera che cosa? Volumi produttivi. E aumenta la mia consapevolezza e aumenta l'appartenenza alla rete, perché quello che non copro io, ad esempio il modello classico del generalismo, no? Noi pecchiamo di avere punti generalisti. Perché non avere un elemento distintivo che ti fa specialismo accanto a quello generalista? Perché tutti fanno tutto, non ce la possiamo fare. Anzi, tutti fanno tutto, non l'hanno neanche fatto per fare, l'hanno fatto che facendo tutti tutto e dicendo che ognuno fa una sola cosa, hanno moltiplicato l'organico. Questa è la mia mansione, e quindi io sferruzzo, ed è giusto che sia così, perché se no come si fa il punto croce? Io sono uno specialista, ma io ho una tessitura con la spoletta, ma quello è un mestiere completamente diverso dal mio. Cosa produci? Lane tessute o intrecciate? Ma tu cosa produci? Intreccio con le... E qual è la differenza? Tecnologica, allora? Ecco, allora, c'è da imparare, diciamo, questa partita qui, quindi io direi... Se noi riusciamo, perché ci sarà nei prossimi giorni, a vedere casi specifici e potremo provare ad articolare gli elementi, diciamo, della rete, o addirittura a fare forme di posizionamento della nostra, diciamo, dei vostri sistemi di rete, per capire dove si è, per rappresentare alla governance e agli associati il punto nave. Il punto nave è il punto di partenza. Senza consapevolezza non ci muoviamo. Bene. Vi ho massacrato, naturalmente, che io a parlare ci metto un sacco di tempo. Cioè.